Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima focaccia con broccoli e salsiccia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un impasto per la nostra focaccia già pronto, ottenuto con 350 g di farina, 0, 150 ml di acqua tiepida, 3 g circa di lievito, olio quanto basta, sono andata a occhio, e 5 g di sale. È lievitata ed è pronta per essere utilizzata. 350 g di broccoletti, le cimette mi raccomando, servono solo quelle in questo caso, già lessate, io le ho cotte al vapore per preservare tutti i nutrienti, 2 uova, 4 salsicce medie, il peso complessivo circa 300 g, uno scalogno, uno spicchio di aglio, del formaggio grattugiato e 50 ml di latte, olio, sale. Preriscaldate il forno a 180 gradi, mettiamoci subito a cucinare. Questa mia padella ha un cucchiaio di olio d'oliva extravergine, è bello caldo, arrivato a temperatura. Andiamo ad aggiungere lo scalogno e lo spicchio d'aglio. E lasciamoli dorare qualche secondo. Nel frattempo prendiamo anche la nostra salsiccia . Rimuoviamo il budello e rompiamola a pezzi grossolani all'interno . Rompiamola in pezzi più piccoli adesso . La nostra salsiccia si è ben rosolata, è arrivato il momento di aggiungere i nostri broccoletti lessati. Regolate di sale, aggiungete del pepe se volete, io non lo aggiungo perché ci dà nella salsiccia e mi basta questo sapore. E ripassateli mescolando spesso, così che si insaporiscono bene per circa una decina di minuti. I nostri broccoletti e salsiccia sono pronti per essere messi su questa teglia 25x35 circa, su cui ho steso il nostro impasto già pronto. Andiamo a stenderli in maniera come volete voi. Scusate tutto il fumo, ma li ho appena tolti dalla padella. Andiamo ad aggiungere ora, ultimo step, le 2 uova. Prima di tutto andiamole a sbattere con il formaggio e il latte. Questo mix andrà a insaporire ancora di più la nostra focaccia e sarà buonissima, vi assicuro. Ora io mi aiuto con un cucchiaio per non fare tanti disastri, mi aiuto con un cucchiaio e vado a spargerla delicatamente lungo tutta la focaccia. Lasciate che penetri bene attraverso tutto il vostro condimento. E questa va nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per una mezz'oretta circa, o comunque fino a quando non sarà bella cotta, croccante, e io vado ad apparecchiare la tavola che mi è già venuta una fame. Eccoci qui, la nostra focaccia con broccoli e salsiccia è pronta per essere gustata. È calda, fumante, c'è un profumino qui in cucina che non vi so dire. Ha cotto 25 minuti sul piano centrale del forno. Gli ultimi 5 minuti l'ho fatta cuocere sul piano superiore, quello più alto. Noi andiamo a gustarcela perché abbiamo una fame che non vi dico. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando non perdetevi tutte le altre buonissime ricette
che vi aspettano sul canale YouTube di Cucina con Agnese. Ho visto un sacco di iscrizioni, spero tanto rifacciate anche le mie ricette, ci tengo tantissimo. Mandatemi foto, taggatemi, postatemi, quello che volete voi, ma condividiamo insieme questo bellissimo mondo della cucina. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito a tutti! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.